sai, teatri chiusi, prove inizialmente chiuse, produzioni anche cinematografiche chiuse, tutto chiuso, e quindi il nostro lavoro, che non è ben tutelato, devo dire la verità, porta anche a non vedere dei soldi, perché dice non lavori, quindi. È ormai in ginocchio da mesi il mondo dello spettacolo e della cultura, uno dei settori più pesantemente colpiti dalla crisi causata dall'emergenza coronavirus. Non ci stanno aiutando granché, siamo un po' lasciati da parte rispetto a quello che è accaduto in quanto a sussidi, aiuto, a intervento da parte dello Stato in altre nazioni europee. L'intervento italiano nei confronti della categoria dell'arte, dei lavoratori dello spettacolo, del cinema, insomma di tutti i vari settori, è stato pressoché inutile e inconsistente. La pandemia ha infatti bloccato progetti, produzioni, spettacoli e dunque anche artisti, con un grave danno per l'intero mondo dello spettacolo. E beh, lo Stato cerca di essere vicino, evidentemente all'inizio abbiamo avuto dei ristori, naturalmente poi noi siamo delle categorie così diverse che anche il ristoro arriva con modalità diverse, quindi chi è a partita IVA, chi ha un contratto con una compagnia fisso, chi ha i contratti che chiaramente sono i più difficili, quindi che sono naturalmente nel nostro settore a termine, che riguardano soltanto la produzione di uno spettacolo per alcune repliche. Quindi diciamo che il nostro mondo sicuramente, come tanti altri, ma il nostro è particolarmente in difficoltà. I teatri, i cinema sono chiusi, ci stiamo reinventando e la cosa bella degli artisti è che diciamo, hanno dalla parte loro la fantasia, la creatività e quindi ci stiamo reinventando con modalità online, con spettacoli per una persona, stiamo inventando tante cose in tutta Italia e nel mondo.